Con il tecnico Luciano Cerasi, al termine della rifinitura. Mister, domani campionato, che settimana di lavoro è stata? È stata una settimana importante pure in funzione dei recuperi di alcuni ragazzi che sono fuori e abbiamo pure lavorato sui ritardi di preparazione, quindi è stata una settimana intensa ma giusta per questa fase di campionato e sono soddisfatto perché ho visto una crescita sia fisica che tecnica. Che tipo di insidie può nascondere una gara come quella di domani? Guarda, io penso che è una delle gare dove si nasconde tante insidie perché si deve stare attento alla motivazione, si deve stare attento a una squadra che fa di tanto dell'agonismo, delle seconde palle. Sarà una partita, secondo me, molto delicata perché non sarà una partita sicuramente pulita. Quindi bisogna adeguarsi fino a un certo punto, però bisogna mettere in campo le nostre qualità. In ultimo, un aggiornamento, come già accennato, sulla situazione dell'infermeria. Sì, stanno pian piano rimettendosi dentro tutti quanti e in particolare negli ultimi giorni Bittai si è aggregato definitivamente alla squadra. Vediamo domani, valutiamo fino all'ultimo minuto che cosa fare con lui, ma senza nessun tipo di preoccupazione e senza magari rischiare niente. Gli altri, Giglio, Bertino, per noi rientrerà sicuramente dentro, per noi giocatore importante, senza che lo ripeto, e poi Di Giuseppe, Lenoci, tutti quelli che stavano in fase di recupero sono ritornati dentro facendo una settimana tipo.